Entra nell'universo moda dei magazzini Voltolina a Fossalta di Porto Gruaro. Una moda sempre aggiornata per te e la tua casa, che ti stupirà. Abbigliamento elegante uomo-donna, ginseria, moda giovane, abbigliamento bimbi 0-16 anni, tessuti, tendaggi e arredo casa, intimo. Magazzini Voltolina, Fossalta di Porto Gruaro, statale Porto Gruaro Latisana. Vieni ai Magazzini Voltolina, scoprirai anche quanto ti conviene. Vito Corvetta presenta Concordauto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizi e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concordauto, per qualsiasi problema contattaci. Concordauto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Da 30 anni ci occupiamo del trasporto di viaggiatori su strada. DEA Bus, noleggio autobus, minibus e auto con autista. Per i nostri clienti un sicuro riferimento per ogni tipologia di viaggio. Offriamo servizi a gruppi, associazioni, gruppi sportivi, cori, scuole ed enti. DEA Bus, la soddisfazione dei nostri clienti è l'obiettivo principale del nostro operato. DEA Bus, telefono 348 33 00 573 in via Gorizia 26 a Fossalta di Porto Gruaro. GP Auto, in un mercato in continua e veloce evoluzione, ti consigliamo nell'acquisto o nell'allocazione dell'auto per il tempo libero e per il lavoro. Da noi puoi trovare auto nuove e usate garantite delle migliori marche, oltre a un'ampia gamma di servizi per seguirti durante tutto il percorso di vita della tua auto. E se non la trovi, chiamaci. GP Auto 0434 630 560. Ora anche con la permuta dell'usato e con veicoli industriali. GP Auto, via Primo Maggio, Villotta di Chions, Pordenone, uscita autostrada A28. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizi e consulenze sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3, a Porto Gruaro, telefono 0421 27 32 58. Punto Sport e Pressing 24 offerti da... Ben ritrovati gentili telespettatori a questa nuova puntata di Pressing 24. Siamo alla vigilia di una domenica di sosta per i campionati dilettantistici veneti, ma ciononostante il clima è piuttosto bollente su taluni fronti. È stata una settimana tanto parlata e in taluni casi anche tormentata, con due cambi di allenatore nel girone di della promozione veneta sulle panchine di Fossaltese e Iulia Sagittaria. È stata anche questa una settimana condita ancora dalle accese polemiche post-derby tra Fossaltese e Porto Gruaro. Una partita alquanto sentita, vinta dal Porto con un gol che i padroni di casa hanno aspramente contestato al triplice fischio. E allora vediamo subito quel che è successo proprio allo stadio Pessa tra le due squadre che hanno badato principalmente a non subire. E questo a scapito dello spettacolo. Nell'ordine sentiremo le reazioni a caldo dell'ormai ex tecnico Nerino Barel, del presidente della Fossaltese Ciro Astarita e del tecnico del Porto Gruaro Gianfranco Borgatto. Commentare una sconfitta così è veramente, con le mie esperienze da allenatore, in tanti anni di panchina non ho mai visto una cosa vergognosa così da direttore di gara, veramente. Cioè dare un gol con mani evidente, forzatamente buttata dentro la palla con la mano a mezzo metro di distanza dal corpo, una cosa vergognosa, cioè che nessuno vede e tutti quanti lo vedono, si sono fermati anche quelli del Porto Gruaro, una cosa vergognosa. Rovinato una partita dove noi l'abbiamo dominata in lungo e in largo, purtroppo siamo qua a commentare una sconfitta immeritata contro una squadra che non ha fatto non un tiro in porta, non ha fatto neanche un cross oggi, non l'ha fatto. Il nostro portierino non si è neanche mai buttato. Ecco, questa è la sintesi della partita. Purtroppo abbiamo perso i tre punti, li ha regalati qualcuno a loro,
e noi ci dobbiamo rimboccare le maniche e andare a giocare alla ripresa del campionato un'altra battaglia a Treviso. Dobbiamo avere la capacità di sapere anche accettare gli errori arbitrali. In questo momento difficile per noi, purtroppo il calcio è questo, che la sorte si mette anche contro, insomma. La squadra ha disputato una buona gara, era una partita tranquillamente da 0-0, anche se qualcosina di più la Fossoltesa l'ha fatta, no? Abbiamo tirato, almeno noi abbiamo provato a vincerla, abbiamo tirato almeno 3 volte in porta, il Porto Gruaro non ha mai crossato, non tirato, non parlo di tirare in porta, però amen, il calcio dobbiamo accettarlo e tirare avanti, accettiamo questi errori arbitrali e tiriamo avanti per la nostra strada. È stata una partita difficile, un derby particolare, noi avevamo grossi problemi di formazione, in settimana abbiamo cercato in tutte le maniere delle soluzioni e oggi i ragazzi sono stati veramente bravi a fare secondo me una grossa gara, il primo tempo abbiamo fatto molto bene, siamo andati un po' in difficoltà gli ultimi 10 minuti perché con queste palle da fermo la Fossoltese ci metteva pressione, ma secondo me nel secondo tempo abbiamo ripreso un po' a giocare e a fare le nostre cose. Abbiamo trovato il gol e poi ci siamo difesi con ordine fino al 90esimo, devo dire che è una prestazione importante e soprattutto una prestazione che premia anche un po' tutta la società. Oggi ha giocato Geromino, ha giocato Muzzini, sono ragazzi del settore giovanile che è la prima volta che mettono piede in queste categorie, la società è premiata giustamente. Ma da dove ero io sinceramente non l'ho visto bene, infatti io poi ho chiesto al mister Barel cosa ne pensava, perché dalla mia posizione non ho visto se la palla è stata toccata anche con la mano, però ripeto, io giudico la prestazione, non giudico mai il risultato, perché il risultato può essere figlio anche di episodi. Noi venivamo comunque da partite dove non avevamo vinto, ma secondo me avevamo fatto buone prestazioni. Domenico il Porto Mansuè secondo me aveva fatto ancora meglio di oggi pur non vincendo. Io giudico le prestazioni, poi nel calcio ci sta l'episodio a favore, l'episodio contro, e questo non fa parte un po' della casualità anche. E in effetti, viste e riviste queste immagini, siamo sempre più convinti della regolarità di questo gol. Per fare ancora più chiarezza siamo andati dal diretto interessato, Rodrigo Leorato. No. Sono trascinato con la mano, no? Prima palla ha toccato a testa, dopodiché anche io nell'andanza la giocata era talmente veloce che... difficile anche stare qua a giudicare. Comunque sono felice per il gol, per i 3 punti e per il Porto Gruaro che se lo meritava. Ecco. Arrivavate da un momento così non particolarmente entusiasmante, la speranza è che questi 3 punti servano appunto a ridare nuova linfa per questo finale di stagione. Assolutamente, è quello che ti dicevo, che questo sia un punto di partenza, e mancano 9 partite, dobbiamo giocarcela tutta fino in fondo. Ecco, Porto Gruaro cosa così significa nella tua carriera di calciatore? Ma significa un'allegria enorme, perché prima di tutto perché giocare per me è un'allegria. E dopo per la società, per il presidente, mi sento bene, vogliamo migliorarci, tutto qua. Ecco, adesso avete una settimana di pausa, di riposo, pronti per la prossima sfida? Certamente, dobbiamo prepararla bene e affrontare una a una fino all'ultima e dopo alla fine faceremo i conti. I conti voi sotto sotto, insomma, ci sperate di poter agganciare il sogno playoff oppure si vive la giornata? Lo sappiamo oggi che è difficile il playoff, però prima pensiamo a salvarsi, dopodiché quello che viene sarà in più e saremo contenti. Se viene il playoff certamente sarà una gran cosa. Un Porto Gruaro dunque che dopo aver attraversato un periodo un po' burrascoso a livello societario sta ritrovando la giusta serenità per poter guardare ad obiettivi più ambiziosi. Lo testimonia anche Alessandro Dei Rossi, centrale difensivo granata, che qualche settimana fa, vittima della tensione latente, ne aveva fatto proprio le spese venendo ad un alterco con la tifoseria che lo contestava, innescando non poche polemiche.
Ma allora, le critiche nel calcio ci sono sempre, se fai bene, fai male, purtroppo ci sono sempre. A Mosile ho fatto una reazione sbagliata, chiedo scusa qui a tutti, però sai, prendendo il gol così all'inizio, una partita che non meritavamo di perdere, ho sbagliato e basta. Purtroppo è andata, cancelliamo e basta. Purtroppo le critiche ci sono sempre e ci saranno sempre. Lo sembra comunque, diciamo che tu il tuo, per quanto ti riguarda, lo stai facendo e lo stai facendo alla grande. Ma sì, sto facendo bene, mi trovo bene con il mio compagno di reparto, mi trovo bene anche con gli altri compagni, però io e Rodrigo sicuramente siamo una buona coppia. Posso fare di più, perché lo so, però va ben così, dai. E come detto, invece, la sconfitta nel derby ha lasciato il segno in casa della Fossaltese. Polemiche a parte, dopo la quarta sconfitta nelle ultime 5 partite, il tecnico Nerino Barel è stato esonerato. Da prima la società aveva pensato ad una soluzione interna con il tandem Mauro Rigo e Davide Bertoni, rispettivamente vice allenatore e preparatore dei portieri, salvo poi affidare la panchina a mister Thomas Giro. Sentiamo prima il DS Flavio Tamai e quindi il neotecnico dei biancoverdi. Beh, sicuramente mi fa molto piacere che questa società abbia scelto me come allenatore di questa squadra, quindi mi rende molto orgoglioso e felice, insomma, vuol dire che come persona sicuramente mi sono comportato bene e l'anno scorso abbiamo fatto un buon lavoro alla fine, perché se la gente ti cerca vuol dire che qualcosa di positivo hai fatto. Qua sicuramente è un ambiente sano, la squadra è un gruppo importante, giovane, che ha voglia di lavorare e mettersi in mostra. Sicuramente il mio compito è quello di cercare di migliorarli e far crescere questi giovani che hanno un futuro nel calcio, sicuramente. Beh, trovi una squadra che hai già visto diverse volte, ma secondo te, insomma, dove bisognerà lavorare? Ma io ho visto sicuramente una buona squadra, buoni singoli, sicuramente abbiamo delle potenzialità da migliorare, da correggere, e è compito mio, insomma, cercare di migliorare queste, tra virgolette, lacune, ma sicuramente abbiamo molti margini di miglioramento, perché sono tanti giovani e anche con molta voglia di fare, quindi sono abbastanza ottimista per il futuro. Beh, in questo momento direi che quel che balza più all'occhio è una certa sterilità offensiva. Ma secondo me, gli attaccanti vivono anche di episodi, quindi ci vuole entusiasmo, grande voglia di far sacrificio e sicuramente lavorare per la squadra, e prima o poi qua c'è gente che ha sempre fatto gol, quindi li faranno. Ci vuole un po' di pazienza e arriveranno, sono convinto che arriveranno. Diciamo che sei arrivato qui per aprire un ciclo. No, la società, non abbiamo parlato ancora di futuro, nel senso che appena loro mi hanno proposto di venire qua ho accettato subito, volentieri, con tanto entusiasmo, quindi non ho pensato e non abbiamo neanche parlato di futuro. Io sono qua e cercherò di far meglio che posso queste ultime 9 partite. Certo che bisogna cercare di mantenere sicuramente la categoria e far meglio, in modo che prima possibile arriviamo alla quota salvezza e prima possiamo pensare a qualcos'altro, insomma, di importante per questi ragazzi e questa società. E la situazione è ancora più drammatica a Concordia Sagittaria, dove la Iulia Sagittaria sta ormai rischiando la retrocessione diretta. 6 sconfitte nelle ultime 7 partite hanno consigliato mister Riccardo Canzian e la società ad arrivare ad una separazione consensuale, almeno per cercare di scuotere un ambiente quasi rassegnato. In questo caso è stata scelta la soluzione interna con Pierluigi Marcomini e Guglielmo Zanotelli, investiti del gravoso compito di provare a centrare una salvezza che saprebbe ancora una volta di miracolo. Nel giorno dell'investitura siamo andati a sentire il presidente del club nerazzurro Luigino Canella ed il neo allenatore Pierluigi Marcomini. Noi vogliamo a tutti i costi salvarci come lo voleva lui, però abbiamo deciso di cambiare d'accordo anche con lui e di fare una cosa interna con Marcomini e Zanotel per cercare di dare una svolta a questo campionato che ci rende ancora non tanto protagonisti in negativo che in positivo.
Senz'altro è difficile, però noi faremo tutto il possibile perché si renda meno difficile di quello che è adesso. Abbiamo 5 partite in casa, vari scontri diretti e speriamo con tutto il cuore che le cose ci vadano bene. Se siamo in questa situazione qualcosa abbiamo sbagliato all'inizio, però senz'altro in buona fede, perché siamo, a prescindere dal fatto che noi come società è il terzo anno che siamo qui, e posso dire solamente una cosa, senz'altro certi errori sono stati fatti, però con l'entrata in società di queste, di noi 5-6 persone, il settore giovanile è risorto. La prima squadra qualcosa è cambiato, per carità, però se non c'eravamo noi qualcosa a Concordia non esisteva più. Sicuramente sì, è stata una scelta interna quella della società, sia del sottoscritto e di William Zanotel, anche perché comunque avevamo già gestito il passaggio dell'altro cambio con Marzio, perché nella trasferta di San Gaetano l'andata, la prima vittoria, fondamentalmente eravamo sia io che Zanotel, anche perché i giocatori ci conoscono da anni, perché anche l'anno scorso sia in piccola parte comunque abbiamo contribuito, io ero in panchina con Giro, William ha seguito la squadra e i giocatori fondamentalmente ci conoscono tutti. È chiaro che deve essere una scossa per i ragazzi, devono essere 9 partite, devono essere 9 finali, e questa dimostrazione che il carattere della Giulia è di non mollare niente, quindi si lotterà fino alla fine, e sono convinto che se i ragazzi veramente ci metteranno del proprio e ognuno darà qualcosa in più, qualcuno che magari non ha dato ancora tutto, i fuori quota, visto che ad alcuni ragazzi è stata veramente data l'opportunità di giocare in promozione, veramente ci mettano quel qualcosa per dare una mano all'ambiente, che veramente ha fatto salti mortali in questi 3 anni, come ha detto il presidente. Vabbè, dal punto di vista tecnico, quali rimedi possono essere approntati per, così, per cercare di cambiare qualcosa, oppure punterete solo sull'aspetto mentale? Non è solo una questione di aspetto mentale, nel senso che vedendo le partite, tralasciando le prime della classe, che sicuramente hanno qualcosa in più, abbiamo visto che ci sono state molte partite dove si sono decise per degli errori, quindi bisognerà andare a lavorare sulla correzione di determinati errori, qualche giocatore magari valutare qualche posizione più interessante dove forse potrà dare quel qualcosa in più alla squadra. Quei giocatori che magari in questo momento forse hanno giocato meno, nel senso che per ragioni di infortunio, per i motivi più svariati, sicuramente hanno l'opportunità di mettersi in mostra in queste ultime 9 partite. Quindi per noi, ripeto, sono 9 finali. E di conseguenza non credo che da parte dei ragazzi non ci sia la voglia di salvarsi. È stata fatta un'impresa l'anno scorso, la si può rifare anche quest'anno. Bene, adesso dopo avervi raccontato i fatti salienti della settimana che si va a concludere, che hanno riguardato proprio le maggiori formazioni del Veneto Orientale, militanti nel campionato di promozione, ristabiliamo l'ordine e guardiamo anche a quel che è successo in Eccellenza, dove il Calvino Ale ha confermato di attraversare un momento di flessione, non andando oltre il risultato ad occhiali contro l'Union San Giorgio Sedico. Un mezzo passo falso del quale però non ne hanno approfittato il Narvesa, addirittura sconfitto in casa dalla Vigontina, e la Liventina Gorghense fermata sul pareggio nel derby trevigiano con l'Opitergina. Guardando in casa nostra, il Passarella, vincendo nettamente con la Cenerentola Union Quinto, ha allungato consistentemente il vantaggio sulla zona play-out, avendo adesso da gestire 5 lunghezze. In prima categoria invece è da segnalare il ritorno al successo del 90 con il Casier d'Osson, che fa ridurre il gap ai neroverdi dalla capolista Cavallino, fermata sul proprio campo dalla Salute. A sorpresa il Caole ha lasciato 2 punti a Silea, vanificando in tal modo la possibilità di tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona play-out. Un minimo di serenità invece è ritornata a Jesolo, dove domenica scorsa il pareggio con la Zensonese ha interrotto una lunga serie di sconfitte consecutive. Siamo in collegamento con mister Tiberio Pillon, allenatore dello Jesolo.
Dunque, mister, finalmente domenica avete interrotto la lunga serie negativa, un pareggio che quantomeno vi fa, insomma, ritrovare un po' di sorriso, di serenità. Sì, certo, diciamo che sono rimasto colpito dalla prestazione dei ragazzi, anche se dobbiamo rivedere un attimo qualche situazione di ancora un po' difensiva, però insomma va bene, alla fine faceva più tanto il morale. Altre partite, diciamo, non sono andate a buon fine, perché avevamo delle situazioni in cui anche sia perché non entravano dentro i palloni in rete, avevamo sbagliato un po', eravamo più precisi sotto porta, dopo abbiamo pagato un po' il dazio, un errore nostro, magari eravamo pagati. Quindi cerchiamo di, sì, adesso di lavorare un po' su queste cose qua e migliorarle, ecco. Ecco, c'è stato un calo magari anche di tensione dopo che avevate raggiunto la seconda posizione? Ma può essere, sì, può essere un po' tante cose, piccole cose che dopo basta poco per diciamo anche eludere un po' quello che avevamo raggiunto. Diciamo che avevamo raggiunto una buona posizione in classifica, dopo abbiamo avuto diciamo, vuoi per calo mentale, vuoi anche per un po' di perché forse pensavamo di essere un po' più forti degli altri, ma questo l'abbiamo imparato, che prima bisogna lottare in campo e dopo bisogna vedere come finisce, perché bisogna essere un po' più umili, però insomma alla fine adesso i ragazzi pare abbiano capito e adesso vediamo di un attimo di andare avanti per la nostra strada. L'avevo detto che il girone non era semplice, gli avevo ripetuto mettiamo il punto di salvezza in capoccia e dopodiché si vede, insomma, quello l'importante era, ripeto, dei ragazzi, siamo qua, però intanto possiamo anche mettere via i punti per la salvezza, dopodiché si guarda il resto, perché la squadra è molto giovane comunque. Ecco, quindi in questo momento il vostro obiettivo qual è? Intanto possiamo mettere via i punti di salvezza, dopo quello che viene in più lo si prende con molta più serenità e senza l'angoscia del risultato, che è stato anche questo forse per qualcuno che magari non era abituato a essere un po' su in classifica e ha pagato il dazio. Arriviamo alla seconda categoria, dove sia nelle posizioni di vertice, eccezione fatta per il primato che è saldamente nelle mani del team biancorossi, e sia nelle posizioni di coda, la lotta si sta facendo sempre più incerta ed interessante. In questo fine settimana sono in programma tre recuperi che riguardano Zenzonese Lugugnana, Libertà Ceggia Cesarolo e Sant'Erasmo team biancorossi. Un Lugugnana quindi che in caso di vittoria potrebbe concretamente insidiare la seconda posizione del Fossalta Piave. I Granata hanno dimostrato di essere in ottima condizione andando a vincere domenica scorsa sul campo della Vigor, probabilmente quella che era considerata la squadra più in forma del girone o della seconda categoria. E noi abbiamo sentito questa settimana proprio il tecnico del Lugugnana, Luca Tomasello. Sì, abbiamo vinto molto bene e penso anche meritatamente. Dopo i primi 10-15 minuti di titubanza abbiamo preso in mano la partita e da quel momento penso che la squadra si è espressa al meglio. Abbiamo meritato sicuramente di vincere contro una formazione che sicuramente arriverà ai play-off. E di questo girone ha lasciato più di qualche strascico polemico la decisione del giudice sportivo di penalizzare la Sangiorgese con la sconfitta a tavolino nel match vinto a Sindacale per un'irregolarità di tesseramento relativa al giocatore Cristian Ceccato, peraltro proprio proveniente dal sodalizio concordiese. Da San Giorgio di Livenza si sostiene infatti che sarebbe stato proprio un ricorso del sindacale a far arrivare la questione sul tavolo del giudice sportivo. Ma a tal proposito il direttivo del sindacale ci ha trasmesso una nota con la quale si evidenzia che non è stato fatto alcun ricorso contro la posizione dell'ex tesserato Cristian Ceccato. Evidentemente ogni decisione è stata presa in autonomia dal giudice sportivo dopo aver esaminato la posizione del giocatore che era stato oggetto in quella partita di un provvedimento di ammonizione.
E prima di concludere diamo come di consueto uno sguardo anche alla terza categoria del Basso Piave, dove la lotta continua sostanzialmente ad essere solo e soltanto per i play-off in virtù di un Sandonà che non sembra avere più freni e che alla ripresa del campionato potrebbe trarre ulteriore vantaggio dallo scontro fratricida tra Teglio Veneto e Altino per la seconda posizione. A questo punto non mi resta che salutarvi, ringraziarvi per l'attenzione e darvi l'appuntamento alla prossima settimana. Entra nell'universo moda dei magazzini Voltolina a Fossalta di Portogruaro. Una moda sempre aggiornata per te e la tua casa, che ti stupirà. Abbigliamento elegante uomo-donna. Jeanseria. Moda giovane. Abbigliamento bimbi 0-16 anni. Tessuti. Tendaggi e arredo casa. Intimo. Magazzini Voltolina. Fossalta di Portogruaro, statale Portogruaro Latisana. Vieni ai magazzini Voltolina. Scoprirai anche quanto ti conviene. Vito Corbetta presenta Concordauto a Concordia Sagittaria. Carrozzeria, servizio e riparazioni cristalli, noleggio auto e pulmini. Concordauto. Per qualsiasi problema, contattaci. Concordauto è in via Fratelli Cervi 27 a Concordia Sagittaria. Telefono 0421 70 36 63. Da 30 anni ci occupiamo del trasporto di viaggiatori su strada. DEA Bus, noleggio autobus, minibus e auto con autista. Per i nostri clienti, un sicuro riferimento per ogni tipologia di viaggio. Offriamo servizi a gruppi, associazioni, gruppi sportivi, cori, scuole ed enti. DEA Bus, la soddisfazione dei nostri clienti è l'obiettivo principale del nostro operato. DEA Bus, telefono 348 33 00 573, in via Gorizia 26, a Fossalta di Portogruaro. GP Auto, in un mercato in continua e veloce evoluzione, ti consigliamo nell'acquisto o nell'allocazione dell'auto per il tempo libero e per il lavoro. Da noi puoi trovare auto nuove e usate garantite delle migliori marche, oltre a un'ampia gamma di servizi per seguirti durante tutto il percorso di vita della tua auto. E se non la trovi, chiamaci. GP Auto 0434 630 560. Ora anche con la permuta dell'usato e con veicoli industriali. GP Auto, via Primo Maggio, Villotta di Chions, Pordenone, uscita autostrada A28. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Assinvest, consulenze aziendali, promotori finanziari e previdenziali, addetti al settore assicurazioni, consulenze rischi a persone, servizio e consulenza sinistri. Assinvest, agente generale Leonardo Moretto. Assinvest è presente nel territorio portoguarese e limitrofo da quasi 40 anni. Diciamo che la nostra attività principale è quella nel segmento assicurativo e poi si è allargato anche all'attività finanziaria. Assinvest, in via Vivaldi 3, a Portogruaro, telefono 0421 27 32 58. Punto Sport e Pressing 24 offerti da...